tutti, siamo di nuovo noi, la crew di Sassi nella radio, e oggi siamo qui per parlarvi dei nostri titoli dei libri preferiti che consiglieremo, vero Luca? Sì, certo, io vi parlerò di uno dei miei libri preferiti. Ovvero? Io sono Zero, di Luigi Ballerini. Di cosa parla? Parla di un ragazzo, Zero, che ha quasi 14 anni e crede di essere l'unico umano al mondo, ma vive in questo mondo, accompagnato da una voce che si chiama Madar, e che lo premia quando supera nuovi livelli, oppure lo rimprovera quando fa cose che non dovrebbe fare. E si allena ogni giorno in questo mondo, va in palestra, e si chiama Virtual World Network, il nome scientifico di questo complesso, e in questo mondo appunto lui, Zero, è addestrato per combattere come un soldato, per diventare appunto un soldato ed entrare poi nella squadra suprema. Sembra una specie di genere fantasy? Sì, abbastanza, perché poi quando incontra questi due nuovi personaggi, Luca e Stefania, si apre subito, è chiuso, poi si apre sempre di più. Non posso spoilerare il finale, anche se è molto inaspettato. Sembra fantastico. E qual è il tuo personaggio preferito? Il mio personaggio preferito è Zero, ci specchiamo in diverse cose, ovvero essere indecisi e aver paura di scoprire nuove cose. Lo consigli in questo tuo libro? Sì, lo consiglierei a diverse persone perché è molto bello, intrigante, e mentre stavo leggendo le pagine finali ho cambiato posizione di lettura da sdraiato a in piedi, talmente tanto ero teso sulle spine. Wow, fantastico. Ok, ora intervistiamo Ludovico sul suo libro, uno dei suoi libri preferiti, il libro che ha scelto. Come si chiama? Il libro è Reato di fuga. Ok, e chi è l'autore? E il libro è di Christophe Léon. E qual è il genere? E dire che sia un'avventura, adesso quando ti racconterò la trama lo capirai per te. Ok, perfetto. E di cosa parla appunto? E di un ragazzo che ha i genitori separati e una sera quando torna in macchina col padre, nella casa del padre appunto, vanno di corsa perché hanno un appuntamento con l'idraulico, e a un certo punto in mezzo alla strada trovano una persona e la centrano in pieno, e il padre però non si ferma, continua a guidare perché dice che si rialza subito e che si sarebbe rialzata subito e che non ci sarebbero stati problemi. E il figlio poi un giorno controlla sul giornale, vede il numero di telefono della casa e di questa donna perché c'è la notizia sul giornale appunto, e prova a chiamare e parla con il figlio che era andato a casa di ritorno dall'ospedale, e si mette d'accordo per vedersi, però lui non dice che suo padre è quello che ha investito questa donna. E questa storia qua crea un'amicizia che alla fine non vi posso dire se si distruggerà oppure no. Sembra molto, molto intrigante e bello come libro. Qual è il tuo personaggio preferito e perché? Il mio personaggio preferito è il coprotagonista, ossia il figlio della signora che è stata investita, perché e nonostante questo incidente e lui essere orfano di padre, riesce ad andare avanti e continua a lavorare per prendere dei soldi per riuscire a mandare avanti la casa, perché sua madre, non andando più al lavoro, non prendeva soldi. E poi riceve un motorino che servirà per raggiungere l'ospedale più in fretta, che dista 30 km, e lui li faceva ogni volta in bicicletta. Sembra molto simpatico questo personaggio, che si dà da fare veramente tanto. E a chi lo consiglieresti questo libro e perché? E lo consiglierei a tutti gli amanti delle storie a lieto fine, perché è una bella storia a lieto fine. Bello, grazie.
Ok, adesso intervistiamo Anita. Che libro hai scelto? E La banda dei cinque. E chi è l'autore? È Edin Biton. Che genere è? È un'avventura. Di cosa parla? Parla di questi quattro ragazzi più il cane di George, che sarebbe una femmina, però non gli piace esserlo, quindi si fa chiamare George. Poi c'è Anne, oppure Anne, si può decidere come dirlo. Dick, che è il fratello di mezzo tra Anne e Julian, che è il fratello maggiore. George è la cugina che vanno a trovare nell'estate e dopo scoprono che tra i genitori di George e loro non sono molto d'accordo, perché George voleva essere maschio, perché le femmine non possono fare praticamente nulla, quindi ci sono molti litigi tra i genitori di George e George. All'inizio George non si fidava tanto dei suoi cugini, ma poi ha imparato a fidarsi. Bene, qual è il tuo personaggio preferito? Di sicuro George. Perché è il tuo personaggio preferito? Perché mi vedo, cioè quando leggevo il libro mi rispecchiavo in tutte le caratteristiche di George. A chi lo consiglieresti e perché? E lo consiglierei a chi è appassionato di avventure e che è molto curioso delle faccende altrui. E ora passiamo la parola a Sara. Qual è il titolo del libro che hai scelto? Il libro di cui volevo parlarvi si intitola Star Girl. E qual è l'autore? E l'autore è Jerry Spinelli. E qual è il genere del libro? È un romanzo rosa, quindi è per lo più romantico. È un genere particolare perché racconta sia di amore ma soprattutto di amicizia e di fiducia. Di cosa parla il libro? La storia parla di questa ragazza che si chiama appunto Star Girl ed è molto estroversa, si fa notare e non si preoccupa affatto del parere altrui fino a quando non conosce un nuovo compagno di classe che si è trasferito appunto nella sua scuola, che si trova in Arizona. E questo suo compagno di classe, che si chiama Leo, è molto come era Massa, quindi introverso, non parla, non si fa notare, ma insieme vivono molte esperienze che fanno cambiare sia Leo e gli fanno rendere conto che vale più il suo parere che quello degli altri, ma cambiano anche Star Girl perché gli fanno notare quanto può tenere a una persona con cui si è aperta. Qual è il tuo personaggio preferito? Il mio personaggio preferito è sicuramente Leo, in cui mi ci ritrovo molto perché è timido ma profondo e quindi mi rappresenta molto, perché anch'io tendo a restare in silenzio più che a farmi notare. A chi lo consiglieresti? Consiglierei questo libro soprattutto alle persone più timide, che non riescono ad aprirsi perché crea un mondo tutto loro che gli permette di viverlo e di restarci con i pensieri, quindi è molto molto appassionante. Adesso invece intervistiamo Diana. Qual è il titolo del libro di cui ci vuoi parlare? Il titolo è Il piccolo principe. E l'autore? L'autore è Antoine de Saint-Exupéry. Di che genere parla? Il genere è un racconto che in pratica c'è l'autore che da bambino voleva disegnare, solo che gli adulti dicevano che non era bravo e così così. Quindi questa storia racconta appunto dell'autore. Ci vuoi raccontare una specie di trama? E in pratica viaggia un po' dappertutto
e incontra anche dei nuovi personaggi. C'è il fiore da tre petali, il geografo e gli altri non li dico, sennò... Sembra una storia che contiene più sia mistero che avventura. E quindi qual è il tuo personaggio preferito? Il mio personaggio preferito è l'uomo d'affari, perché in pratica è severo ma giusto, e lui continua sempre a parlare, ne un po' mi rappresenta, perché anch'io, cioè, non mi tengo dentro quello che voglio dire, ma lo sputo fuori, cioè lo dico. A chi consiglieresti questo libro e perché? Lo consiglierei a chi piace viaggiare. E la puntata è finita, ci diamo appuntamento giovedì 19 alle ore 9 per la diretta e per l'intervista ai partecipanti del progetto Cinema di Classe. Scriveteci all'email sassinellaradio@soliera.istruzione.r.it. Ciao!